Allora, Cristian, è una vita che seguo di intervistarti. Sono 2 anni, ti avevo scritto ancora 2 anni fa col tuo profilo vecchio, poi te l'hanno Mannaggia, non sei. bannato, ci siamo persi di vista e sono passati 2 anni. Ora, grazie a Rich, suomo Rich, ce l'abbiamo fatta, quindi grazie mille a Rich, e ora avevo l'opportunità Ringraziamo. di intervistarti. Ringrazio anche Michael Casini che si è impegnato. Ringrazio molto. Mike, sì. Sì, è forte, è forte. Sì. È innamorato di te, come tutti Sì, noi. anche quando ero Michael. da classic. Allora, Christian, hai avuto un po' di alti e bassi negli ultimi anni. Avuto Molti il periodo. bassi e molti e pochi alti, però va bene così, ci sta Facciamo questo. un piccolo recap. Allora, Classic Physique, sei arrivato all'Olimpia 2019, al tuo primo anno da pro, giusto? O al secondo? Non mi ricordo bene. Esatto, no, primo anno. Ah, ok. Poi ti eri qualificato anche l'anno dopo, ma non hai gareggiato per il Covid. Esatto. L'anno dopo avevi avuto un colpo basso, giusto? 2021. Sì, e non si è capito il perché di questa cosa, però sì. Esatto, 2022 ti eri qualificato di nuovo, però hai detto basta al Classic Physique. Esatto, perché il classic per me era diventata ormai una sofferenza. Perché la gente parla, le persone parlano, però penso che sono un po' ignoranti perché non sanno cosa c'è dietro. Perché nei classic io devo tenere un peso di 84, anzi, dovevo essere 82, però lo fanno tutti che un po' si alzano, si gonfiano il capitolace, rubano un centimetro, che erano per me 2 kg, ma già 84 era un peso molto molto stretto negli ultimi 2 anni. Perciò era un casino. E poi non era nemmeno quello il problema era sorto per riguardo allo sponsor, riguardo alla famiglia. Allora, se io metto nel piatto della bilancia, no? Famiglia e Olimpia. Io sono siciliano, io do priorità alla famiglia, ok? Anche che molte persone mi hanno scritto in privato. E mi hanno detto, guarda Cristian, tu sei un pazzo per l'Olimpia, io mi venderei un rene per andare all'Olimpia. E ognuno può fare ciò che vuole della sua vita, però ripeto, io ho dato la priorità alla mia famiglia, ai miei figli, a mia moglie e a tutto. Cioè, ognuno fa le sue scelte alla fine. Esatto, però sono Avete stato comunque motivi. parecchio giudicato da tante persone, ma giudicato di brutto. E anche l'ultima. Mi dispiace fare certi nomi perché per me è un capitolo chiuso, però lo devo dire. Mi è dispiaciuto molto quando il mio ex coach ha fatto quella diretta, perché quella diretta è stata solo per discriminarmi, ma non per dire perché Zagarella se n'è andato da Romano. È stata una diretta solo per dire ciò che ha fatto lui per me, ma non ha detto il motivo perché sono andato via. Però, chiusa parentesi, andiamo Capito, avanti. capitolo chiuso. Esatto. E passiamo al Volevamo proprio 2023. evitare questa fase, ho detto, evitiamo una Però discussione, però per fare chiarezza. Vabbè, esatto. comunque, come appunto, con questo cambio, com'è andato? Come ti trovi effettivamente No, mi con trovo veramente. Firenze? Allora, la maggior parte delle persone dicono è perché hai cambiato coach, è normale, tu ti vuoi discriminare, screditare il tuo vecchio coach. No, no, perché io sono molto corretto su questo. Su questo piano qui. È normale che passando 2-12 cambia tutto, cambia la preparazione, cambia l'allenamento, cambia il cibo, è normale. Tu calcoli che io da 84 kg con Mauro sono arrivato a 101 in off season. Abbiamo gareggiato a 90 kg, cioè tirato da 84 a 90 in 7 mesi, ragazzi, sfido a chiunque mettere 6 kg in 7 mesi di massa. Oltretutto mantenendo comunque le tue forme, la Esatto. tua linea. Esatto, non senza spanciare, senza allargarmi troppo la vita. E può essere che capiterà che per mettere qualche chilo in più dovrò un pochettino perdere, ma poco, un po' la linea, perché io sono amante.
delle linee, a prescindere sia la mia, guardo anche degli altri, degli altri atleti, ad esempio come Ascanani, era bello, grosso, però ragazzi, esteticamente zero. Grosso sì, Okay. bello è un'altra cosa. Grosso sì, bello è Esatto, un'altra cosa. grosso sì, però ragazzi, posso... ripeto, no, io non discrimino, qua stiamo parlando tecnicamente, ok? Tecnicamente vi posso dire che di presenza è un caterpillar di muscoli, muscoli quadrati, però aveva un ventre molto molto dilatato. E per avere un ventre così dilatato, essendo tirato da gara, vuol dire che in off season, vuol dire che sei molto antestetico proprio. Cioè, così. Eh sì, Sì. eravate completamente uno all'opposto dell'altro. Esatto, Lui infatti. è enorme, estetico per nulla, tu un po' più piccolino, però estetico a mille, quindi due mondi Ma opposti. infatti è successo un casino in Romania. Allora, ripeto, io sono molto corretto, però in Romania Ascanani non era nella sua miglior forma, era molto molto liscio. Invece a Praga là era più tirato e più bello da vedere. Infatti, che lui ha vinto a Praga, io alzo le mani, ok. Però che lui abbia vinto in Romania, lì sono rimasto male. Ma perché? Attenzione, il lavoro che ho fatto con Mauro, io mi aspettavo anzi una top 5, già per me era tantissimo. Però poi sopra il palco, quando vedi con gli occhi tuoi, vedi i confronti, guardi chi c'è accanto a te, ti mettono lì con là, lo dici, guarda, me la sto giocando con un top player dell'Olimpia, top 5 dell'Olimpia, ok? Tipo c'erano anche Oh. altri Olympian. Sì, calcola che io ho battuto, come si chiama quello che è arrivato terzo in Romania? Serre qualcosa. Angelov, Angelov, non mi ricordo Angelo, il sì. nome. Lui ha fatto settimo all'Olimpia, ragazzi, 2 settimane prima, 2 settimane prima. Poi io ho fatto il mio esordio 2-12. Lui è arrivato secondo, io è arrivato terzo. Lui è arrivato terzo, io sono arrivato secondo. Perciò un'altra soddisfazione per far capire che allora siamo nella strada giusta per andarci a scontrare con determinati atleti di un certo calibro. Fra l'altro, dimmi se sbaglio, ho notato che nelle line-up delle 2.12, cioè, sono mostruose, anche nelle garette, quelle minori. Il livello è molto Mamma più mia. alto che rispetto, anche che sia nella Open che nel Classic. È No, molto alta la sì, competitività. tantissimo. Ora c'è, ma non mi ricordo il nome, se non mi sbaglio, lui è ucraino, che mi fece i complimenti a Praga, che gli disse a Ah, Mauro, Ole. se... come? Ole Crivi. Eh sì, è bravissimo. Che gli disse, guarda, se questo ragazzo qua ti mette su qualche chilo, fa rumore, eh. E questo è il nostro lavoro che stiamo facendo adesso. Io vedo a lui. Vedo, cioè, seguo lui tantissimo, seguo a Calderon, seguo a Clarida, ci cioè, seguo tutti a Keon, perciò sono, diciamo, per me è uno stimolo. E spero di un giorno di scontrarmi con loro, spero molto presto, perché da lì capisco anche se c'è da lavorare, dove lavorare, cosa migliorare, anche se già Mauro me l'ha detto, e ripeto, già siamo nella strada giusta dopo creare un po' di volumi nella parte alta, braccia, petto, schiena, un po' di essere più tridimensionale. Però, Questo è quello che ti ha però, detto, Mauro, o i giudici dopo le gare? esatto, non anche i giudici, perché già Mauro lo sapeva, però calcola che io pesavo 90 kg, io pesavo 96, ragazzi, sono 6 kg, non parliamo di 2-3, sono 6, sono tanti. Tanti, tanti, sì. Sì, 6 kg, sì, sono tanti. Però, diciamo, ripeto, Ascanani possiamo evitare di venire a Praga, mannaggia, mannaggia, perché anch'io ero qualificato all'Olimpia, era la strada differente da fare, però io spero che l'Olimpia cambierà un po' le regole, nel senso che anch'io farò un paio di gare in più, anche se c'ho la qualifica, anche se prendo la qualifica, perché dice, guarda, questo è il mio lavoro, c'è un premio di 4-5 mila euro, scusate, me lo vado a prendere, no? Cioè, cerco tutto per prenderlo, però io spero che loro faranno che hai preso la qualifica, perfetto, ok, ti puoi fare anche tutte le gare da mo fino all'ultima gara della qualificazione all'Olimpia, però
Il secondo, se tu hai già la qualifica, passa al secondo. Se il secondo anche ha la qualifica, passa al terzo, perché se tu mi fai, se loro l'Olimpia fa 20 gare, su queste 20 gare vengono 2-3 gli stessi, e già 7-8 gare si riportano sempre loro, come ha fatto Dauda, ok? Come ha fatto Ascanani, ha levato un posto a un altro ragazzo forte che poteva andare all'Olimpia, no? Giusto, giusto. Perciò spero che cambieranno, come hanno cambiato hai fatto dei punti, non ce n'ho più. Vittoria secca per andare all'Olimpia. Io spero che faranno anche questa cosa qui, perché diminuiscono le gare, gli stessi atleti fanno 3-4 gare consecutive. Ma è giusto, ripeto, perché l'Open prende 10.000 euro a gara, fanno 3-4, 40.000 euro, chi è che non lo fa? 2-12 Poi. sono, c'è cioè un premio alto anche, 4, 5, 3, chi è che non lo fa? Esatto. Poi E poi anche il non so se hai discorso, oltre ai visto. premi, anche visibilità, perché comunque è un lavoro, più ti fai vedere, e quindi Esatto, è giusto, giustamente. però è giusto che io però dico, lasciando perdere me, ad esempio, se era al contrario, io avrei levato il posto ad Ascanani, ok? Io anzi, sinceramente, se io ero giudice, ok? E mi piaceva Zagarella, anche se Ascanani, perché riguarda Ascanani già si è preso la qualifica, perfetto. Zagarella non ce l'ha. Però è un ragazzo che in un anno potrebbe migliorare tantissimo e potrebbe piazzarsi all'Olimpia. Cazzo, diamogli anche lui la qualifica, almeno c'ha un anno di tempo per andare all'Olimpia. Invece, purtroppo, non me l'hanno dato, perché l'ultima c'era Steuerberger a Praga. Mi guardava fisso, però lo guardavo io, che tanto lo guardavo, però faceva, come diceva, manca qualcosa. Infatti, sì, ho visto vedendo le foto di schiena. La scala era tridimensionale, era molto più piccolo, però anche di Sai Cesto, quando c'era Sai Cesto, lui era molto più grosso, aveva i pezzi e io ancora no, però. Ma che poi non so se hai visto i vari commenti tra le pagine o i canali Sì, ho YouTube, ma visto. il Tutti. 90%, forse anche di più, ti dà come vincitore? Sì, ho visto anche calcola che mi hanno taggato nell'uscita singola della gara di Praga, calcolo che ha fatto quasi mezzo milione di visualizzazioni in questo video. Però. Ha fatto tante visualizzazioni, però sono sempre l'unico senza sponsor. Lasciando, non fa niente. Però non mi interessa, qua ho fatto la battuta e non mi interessa. Se non viene, viene, se non viene, non mi interessa, ragazzi, te lo giuro. Non è quello il problema. Passiamo un passo indietro a Sì. come hai messo su questi chili. Sicuramente nel classic un po' di muscoli dovevi sacrificarli, quindi un bel po' di muscoli li Ma perdevi. io sì, perdevo molto, se tu ci fai caso e vuoi vedere le gare precedenti, perdevo molto le gambe, si ridimensionavano le gambe e un po' le braccia. Male. Sì, molto male. Perché purtroppo, infatti, dice, guarda, io l'ho detto anche a Mauro, mi sono messo storto, perché la telecamera, ok. Dicevo a Mauro, no, dicevo, scusami, al mio vecchio preparatore, ma io come posso competere con dei personaggi come C-Boom, Raf Diesel, Ramondino, Urs, che sono 100 kg, io sono 84. Attenzione, anche Raf Diesel pesava 82-83, ma lui però era ha un'altra pasta. Però infatti, però, ho avuto ragione io, perché negli anni precedenti non ha fatto niente. La top 3, top 5 data male. Infatti io da lì ho detto non mi andava più bene e il mio corpo voleva crescere. Infatti quando abbiamo cambiato tutto, abbiamo aumentato tantissimo le calorie con Mauro, il mio corpo è esploso. Esploso. E infatti nelle gare che ho fatto, queste due gare, le gambe erano mostruose, cioè le gambe cioè ragazzi, non mi voglio vantare, ok? Perché io sono un ragazzo, non lo vedete anche voi, quel poco che mi conoscete, ma le gambe che ho io ce l'hanno ben poche persone, ok? Sì, anzi, cominciano a essere dominanti. Cioè, si vede proprio che Esatto. hanno uno sweep del quadricipite che sborsa proprio tantissimo. Sì, io sono Bene. quello spanciamento, Bello. è bello. Poi il fatto che hai la vita stretta le rende ancora più belle, perché con la Ancora vita certo. stretta, le gambe sfondate,
crea un effetto bellissimo. È bello, è allora perché però mi penalizza un po' la parte alta, perché non avendo quello spessore ancora dove stiamo lavorando, ti fa un po' piccolo. Però quando io esco e faccio la mia posa, la mia classica posa, ci facevo sempre anche da classic, lì proprio vedi la simmetria perfetta, vita stretta, cosce lo spanciate, dorso fuori come un facco. Quindi per prendere questi chili avete spinto un sacco sull'alimentazione e anche l'energia. Siamo sì. Quanto mangiavi all'incirca in off season l'anno scorso? Quanto mangiavi, se ti ricordi più o meno? Allora, ma vuoi sapere le calorie oppure come mangiavo? Tutte e due si può. Allora, calcola che io ero sull'incirca sui 800-900 grammi al giorno di carbo. Sì, di carbo, lordi, però attenzione, non netti. Questo okay. Tutto pesato, sì, lordi. Però vi posso garantire che quando vai a mangiare 200 grammi di carboidrati a pasto, non tanto. Sì, per un periodo vanno bene, perché hai fame, ma poi per un periodo quello diventa lavoro. Quello è un lavoro mangiare. Infatti dico, ragazzi, forse è più facile stare a dieta, perché tu sai che hai 300 grammi di carboidrati, 200 grammi, e sai che ti devi dividere dalla colazione alla cena, ok, ma quando tu hai tanti carboidrati, allora lì è un problema. Infatti, se cosa faccio io tutt'oggi, che tutt'oggi stavo mangiando tantissimo, mi sveglio 5 e mezza, 6 per fare il primo pasto. Così faccio passare più tempo e quando vado a coricarmi ho fatto tutti i pasti, perché se io ad esempio non sento la sveglia, mi sveglio più tardi, sono cazzi. Tu dici, Cristo, sì, è vero, ragazzi, la gente dice no, ma io mangio tranquillamente. Io non ci credo, sono cazzate. Che tu mangi, sì, perché questo è un lavoro che abbiamo scelto noi, perciò ok, ma che voi mi dovete dire no, ma io mangio tranquillità, sono cazzate proprio, non ci credo. Perché per farlo per un lungo periodo, perché se tu dici, guarda, io se lo faccio per 5 settimane, ti batto le mani. Fallo per 8 settimane, 10 settimane mangiare così, vedi se ce la fai. Io dico che tu non ce la farai mai. Cioè, lo fai, ma ti devi sapere organizzare per bene. Io ti dico una cosa. La prima off-season che ho fatto con Mauro, io da lunedì al sabato mangiavo così tanto che io la domenica, anziché fare il pasto libero, io facevo 3 pasti, mangiavo di meno. Di meno. Per scaricare, è completamente saturo. Che tu dici, cazzo, aspetto la domenica, vado a mangiare la pizza, un gelato, un cornetto, ma quale? Io aspetto la domenica per mangiare di meno. Penso che sia la prima volta che sento questa cosa, che una testa che la possibilità di fare lo sgarro non lo fa perché non ha fame. No, è la prima volta che lo sento. Perché sei talmente pieno, talmente saturo, perché tu dici, non hai voglia nemmeno, guarda, ma mangiati, non so, la pasta al forno. No, perché sei talmente sazio che il fisico non ti chiede niente, non vuole neanche, dice, non mangiare. Facevi anche pasti liquidi per caso? No. L'unica cosa che ho fatto con Mauro, che mi ha fatto fare, il sushi. Però ti posso garantire, il riso lo mangio tutti i giorni, perciò il sushi si va lì, mangio un po' di pesce, però senza frittura, senza niente, tipo salmone, tonno, queste cose qua. Però ti posso garantire che anche lì lo mangiavo, lo facevo, sai perché lo facevo questo pasto libero? Per mia moglie, per farlo uscire di casa, perché avendo 2 figli e stare a casa sempre è pesante. Allora guarda, dicevo a Cristian, domani oppure sabato, domenica, scegli tu un giorno, vai a mangiare, facciamo la ricarica di sushi, vai. Ma sinceramente io non sentivo quel bisogno di andare a mangiare sushi, perché ero sazio, cioè stavo bene, non volevo più niente, cioè stavo bene ciò che mangiavo. Poi ripeto, lo facevo per mia moglie, che anche lei mi dà una mano grandissima anche qui, perché la gente non sa, ma dietro, fidati, se non hai moglie, fidanzata, mamma, ok, che ti aiuta, almeno che stai così bene, benestante, di soldi, che ti puoi mantenere tutto tranquillamente, vai al ristorante, vai di qua, prepari i miei pasti, allora è un'altra cosa. Ma ti posso garantire che è dura, perché la preparazione di un professionista non è solo
sulla preparazione, ok? Quello che fai, quello no, è H24, quando dura 7 mesi, 8 mesi, perfetto, 8 mesi di sacrifici. Tutto gira attorno a quello, sì, sì. È un sacrificio per chi lo fa e anche per chi è staccato, perché è tutto un mondo. Sì, posso garantire che è pesante. Io qua non è una lamentela oppure no, però posso garantire che avendo due bimbi piccoli, ragazzi, che non è facile. Io se dormo 5-6 ore a notte è tanto. Gli allenamenti sono devastanti. Poi vedete, perché ora sto cominciando a mettere un po' di video degli allenamenti che farò. Gli pesano pesi di un certo calibro, perché vuoi crescere, devi spingere, appunto. E vi posso garantire che non è facile, non è facile. Pure quando dicono, ma tu non sei social. E lì, eccomi, scusate ragazzi, mi avevano chiamato. Okay. Succede quando dicono, ragazzi, ma Cristo, tu non sei social. No, non è che io non sono social. Ragazzi, io ho due figli, una moglie, che devo dare anche priorità a loro. Mi devo allenare, mi devo riposare. Voi, ancora oggi, non avete figli, state con la mamma e siete fidanzati. Perciò è tutto differente, è tutto in discesa, ragazzi. Ripeto, non è una lamentela. Sono felice di avere due figli, una moglie, una casa. Sono felicissimo. Lo rifarei altre 1000 volte. Però non voglio che la gente dice, ma tu cazzo non sei social, come vuoi fare a prendere uno sponsor? Ok, ma fatemi capire, ma le case di integratori, come tante case, no, tanti brand, no, ma se io sarei tantissimo social, no, che guadagnerei già per i fatti miei, ma a me dello sponsor che mi interessa? Io dico sempre, volete Zagarella? Perfetto, Zagarella non è social, però può diventare social. Però Zagarella è un atleta a 360 gradi che purtroppo, ripeto, non mi voglio vantare, non è come tutti. Zagarella è Zagarella con A maiuscola come atleta. Non sono social, però social posso diventare grazie a loro che mi danno una mano, ci diamo una mano a vicenda e cresciamo insieme. Ma se non sei atleta, puoi diventare, ma ci vuole tanto tempo. E poi non è detto che puoi fare grandi risultati come pochi atleti italiani, ok? Perciò un po' sono arrabbiato perché mi dicono, ah, non sei social, di qua, di là, di queste solite fesserie e cavolate, però queste case, questi brand vogliono già influencer che vendono e fanno. Ripeto, se io sarei così forte, fossi così forte, a me che mi resta lo sponsor, non mi interessa, posso fare almeno tranquillamente. Però ritornando indietro, riparlando dell'allenamento e del mangiare, vi posso dire che mo sto toccando un peso talmente alto che l'anno scorso non l'abbiamo toccato con Mauro e posso dire che non abbiamo aumentato né preparazione né mangiare tantissimo, stiamo tantissimo spingendo con l'allenamento. Ormai Mauro mi ha capito come funziona e sta andando veramente bene. Sinceramente non credevo nemmeno io di toccare questo peso. E che stile di allenamento avete trovato? Sono 100 kg precisi. Mai arrivato a questo peso, mai. Dicevamo, allora, sì, hai sofferto tanto il fatto di mangiare tanto in off season e invece durante la preparazione hai sofferto il contrario, cioè hai fatto la fame oppure no? Allora, tipo, no. Allora, quando è successo una cosa molto strana, ma non strana, già me lo immaginavo. La prima gara della Romania, tutto tranquillo, non mangiavo poco perché mangiavo sui 250-300 grammi scarica, scaricavo tantissimo, cioè ero molto alto. E Romania, ok, dopo ho accusato tantissimo, che la difesa è stata una settimana, non è passato tipo un mese, una settimana, ragazzi, posso dirvi che quella settimana l'ho vissuta, che poi sono stato 4 giorni, perché sono stato 4 giorni a casa e poi sono ripartito con Mauro per andare a Praga.
questi 4 giorni di scarica, perché è stata una scarica un po' brutta, vi posso garantire che l'ho accusata tantissimo e non lo nego, però ho fatto la dieta, però l'ho accusata, sì. Sempre sotto i 250-300? No, l'abbiamo scaricato a 100-150, perché okay. Che è successo? Che ho mangiato un po', cioè dopo lo sgarro, dopo gara, tutti insieme, ho fatto anche la colazione, poi ho fatto solo scarica di pollo un giorno e l'ho accusata tantissimo. E sarà stato il viaggio, sarà stato troppe ore in aeroporto, il fisico sotto stress, però diciamo che poi mi sono stato a caricare, tutto a posto. Però okay. In 3 giorni, ragazzi, cioè, negarlo sarebbe stupido, no? E invece prima della gara, tutto liscio? No, prima della gara, guarda, sinceramente, abbiamo fatto mangiare così tanto che avevo paura di appannare. Invece Mauro diceva no, devi mangiare, cioè io poi sono, guarda, mi pesavo anche l'acqua, ti dico solo questo. Okay. Se Mauro diceva devi bere 500 ml a colazione, mm-hmm. Shaker 500 ml, stop. Devi bere 300 ml, stop. Facevo, ho fatto tutta la lettera e infatti vi posso, cioè, avete visto anche voi, è uscito una forma strepitosa, cioè io non credevo sinceramente, anzi fino all'ultimo giorno prima di partire che gli ho fatto il check, che poi lui li pubblicava, no? Ragazzi, no, facevo così, mi grattavo e dicevo, ma boh, non mi vedevo piccolo, non mi vedevo in condizione, forse perché tanti occhi addosso, tante persone a sé che gufavano, ok? Perché dico, porca miseria, cioè siamo pochissimi, anzi in una mano li possiamo contare gli italiani, quelli che possono andare all'Olimpia, no? Che possono portare in alto la bandiera italiana, e che facciamo? Ci facciamo la guerra fra di noi, vaffanculo, ragazzi, questa cosa non mi piace, cioè in America si allenano insieme con coach differenti, vanno a mangiare tutto bene, cazzo in Italia ci prendiamo per il culo noi italiani stessi. Ma chi stiamo parlando? Noi che finiamolo. Per questo, questo bodybuilding qua in Italia, in America, ci prendono per il culo. Fanno bene, ragazzi, fanno bene. Sì, fanno bene. È la verità. Ah. Sì, no, Solo da noi succedono queste cose. Sì. Sì, Chris Bums si allena con Ramondino, che diciamo, è il rivale. Sì. Ramondino vuole vincere, Ramondino ci vuole levare, gli vuole levare il primo posto all'Olimpio. Cioè, cazzo, si allenano insieme, fanno i video insieme, scherzano insieme, tutto a posto. Cazzo, qui siamo due gatti. Se io fare la unione, no, cazzo, cioè, te ti prepara quello, no, prima non puoi andare. Ti parla quello, no, tu là non ci puoi parlare. Proza che lei è una merda, quello è un cesto, quello fa schifo, quello sì. Frate, ma siamo italiani e facciamo il tifo. Io dico sempre, cazzo, siamo italiani. Se ci saranno i mondiali europei, che cazzo tifo Germania? No, tifo Italia. Cioè, se tifo, poi tifo Europa, Brasile, i mondiali. No, ma che cazzo c'è? Non funziona così. Per questo non si evolverà mai il bodybuilding qua in Italia. Ma mai, la voglia che... Io a Presti lo ammiro tantissimo, perché Presti vuole portare in alto bodybuilding. Ma il problema, sai qual è? Ci sono più teste malate che teste buone, purtroppo. Perciò, ragazzi, sarà sempre... È una lotta che non finirà mai. No, è proprio l'italiano meglio che è rimasto... Però, ragazzi, ripeto... Anziché, ripeto, distinguici insieme. Come, ad esempio, ora... Lo dico qua in diretta, qui parliamo, c'è cioè, di noi, che poi lei lo vedrà tutti questo video. Tutti stanno fremendo, tutti, ok, di vedere Zagarella di Sacconi. Ok? Ma che cagata vedere? Perché quello prepara Tot, Tizio, e quello prepara Caio, due coach differenti. Volete vedere chi passa avanti uno all'altro? Stiamo ritornando. Muzzi, Presti, l'idea è quella, ma siamo italiani. Pensiamo a portare l'altro la bandiera italiana. Pensiamo ad andare in America a fare piangere gli americani, a fare piangere i brasiliani, a fare piangere gli altri. Visto che hai toccato l'argomento, fra l'altro, siete proprio agli antipodi come fisici, però estremamente validi entrambi. Cioè, proprio esatto. Siete no, ma, sì, ma io, allora, ottimi
per diverse caratteristiche, quindi sì, neanche sì, ma attenzione, beh, io lo vedevo da quando lo preparavo a Bonomo, ok, a Marco. Poi Marco, attenzione, mi ha scritto, mi ha fatto i complimenti della mia forma e l'ho ringraziato, grazie. Però vedi quanto è brutto, no? Perché anche se volessimo fare un allenamento insieme, ma non per vedere chi è più bello, meno bello o più forte o meno forte, per far vedere che esiste anche qui in Italia che due ragazzi che fanno lo stesso sport, stesso stile di vita, con coach differenti, si allenano insieme e danno una visibilità bella di questo mondo. Perché ormai, vedendo anche quello stupido, che mi dispiace solo una cosa, quello stupido palermitano, che è siciliano, compaesano mio, che lo prendono per il culo, e ci stanno prendendo per il culo anche noi bodybuilder. Ok? Apro e chiudo parentesi. Cioè, che la gente non sa cos'è il bodybuilder, perché se bodybuilder è buttarsi l'olio nei muscoli, e crescere così. Guarda, siamo tutti Ronny, anzi, Ronny Coleman, ma se diventa... Ah, lui infatti non capivo chi intendevi. No, okay. I palermitani, no, quello là che le iene, stanno, cioè non capisce che le iene lo stanno prendendo per il culo e ci stanno sputtanando, denigrando ogni giorno. Io prenderei le iene, Dio santo, statti con me, ma no un giorno, almeno una settimana, dalla mattina alla sera, così è di un bodybuilder quello che fa. No, ma... Okay, no, penso solo a no, perché tu ti fai gli anabolizzanti, no, perché tu sei così. Ok, leva tutto, leva. La mattina mi alzo presto io, mi alleno io, mangio io, i sacrifici li faccio io. Ok, quello è un surplus dopo, che viene dopo, per dare una mano a crescere, la mano di sinistra, ok. Ma non è prendere l'olio, il Sintor, buttarlo nella spalla e nel bicipite e diventare chissà chi, perché sarebbe troppo facile. Saremmo tutti noi enormi, di più, saremmo tutti macchine da guerra. Palloncini. Palloncini. Uso manco il fiero, in cielo, tutti in cielo, se vogliamo. La cosa peggiore è che magari c'è anche un effetto contrario, che magari la gente invece... certi personaggi che sono tossici proprio per il bodybuilding, invece magari prendono visibilità e invece dovrebbero rimanere nell'ombra. E invece questo è già molto social, è un peccato. Vabbè, questa è una parentesi. È diventato un meme. Non è bodybuilding. Quindi gli hanno dato una visibilità che non meritava nemmeno. Perché se analizzi dall'altro... Perché poi lo pagano anche, perché per andare tu allo studio alle Iene, oppure fare così... Che cazzo, cioè... Ma stiamo parlando, ma diciamo per davvero, ragazzi, che una persona del genere ha una visibilità anche su Italia 1, su Mediaset. Ma perché cosa? No, per portare in alto il bodybuilding, no, per essere sputtanato davanti milioni di persone, di una televisione, a dire guarda lì, guarda Polloncino, guarda chi succa, cioè a fare battute bruttissime, senza sapendo cosa c'è veramente dietro un bodybuilder, cosa fa veramente. Perché la gente pensa solo, ti fa le bombe. Basta. Purtroppo è tutto facile. Ma perché... se fosse così facile, porca miseria, ma veramente tutti gola, ma non è così, non è così. Poi purtroppo per questa persona stupida, ripeto, mi dispiace solo perché è un mio compaesano, perché io sono siciliano, io sono siracusano e lui è palermitano. Ok? Mi dispiace solo per questo. Basta, poi per il resto sei stupido, resterà stupido. Ma non stupido che lo voglio offendere, stupido nel senso di fare questa cosa, questo olio, sei stupido che ti stai facendo del male, ok? Ma un male veramente brutto. Dice, ma anche tu ti fai del male. No, no, non è così. Però dico, vabbè, ma quella è la vita mia, faccio che voglio, lui vuole assumere la Nicipiana. Però, ma tu stai parlando di Cipriana, porca puttana, non stai parlando di Cipriana, sai vuol dire, ma sei chi era? Sei chi era di Cipriana? Cioè, forse non lo sai chi era. E poi non era così. Cipriana, andando a gareggiato, ok. Un po' di muscoli ce li aveva almeno. Un po' di muscoli, e poi era forte, cazzo. Era forte, non è che aveva questi palloncini a uso, e ha preso brutti, antiestetici, cioè non... Saresti bello, ok, ma sei brutto. Vabbè, quello...
ormai ha una visione deformata di quello che è la realtà, perché poi quando arrivi a un certo punto no, non è più la percezione reale di come sei, ma ti vedi e per lui è ok, quindi il problema, Sì, ma ripeto. quello che dico, ma cazzo, se tu capisci, se lui parla di bodybuilder, no? Se lui parla di bodybuilder, È bodybuilder. quello il problema. Ma tu l'hai visto che Flex Wheeler gli hanno elevato la metà gamba? Perché gli hanno elevato la gamba? Perché? Mio figlio, scusatemi. Accendi la luce, Raffaele. Accendi la luce, ma sei un monello, ma spendo la luce, ragazzi. Ma quanto è monello, Finché eh? ti sentiamo va bene. No, lo vedi come vuol dire avere figli? Ecco. Questo è mio Dovrebbero figlio, togliere infatti. la Vabbè, visibilità per quando forza. sono piccole allegria, dai. Dopo quando No, ma io crescono. allora ripeto, io rifarei altre 1000 volte. Però ripeto, quando vengo giudicato, ah, ma tu non sei social, ma tu così, ragazzi, ma per fare un video, per fare una cosa, non è che tu fai un video grezzo e lo pubblichi, che poi forse sarebbe più bello, no? Perché ormai fanno tutti i filtri, i videomaker, fanno tutti un montaggio bellissimo dei video. Sì, ci vuole tempo. È Cioè, un non lavoro. è che ci vuole un bravissimo lavoro. Io devo pensare a lavorare, a portare la famiglia, ad allenarmi, a mangiare, a dare il 100% di quello che faccio, perché ogni gara che faremo con Mauro è un pro qualifier per prendere il biglietto all'Olimpia, ragazzi. Cioè, e questo lo dico a tutti, ragazzi, voi giudicate, ma cosa giudicate? Essere più social. Ma io quello che faccio, lo faccio io in quel tempo che riesco a farlo. Per questo dico io, se uno sponsor viene e mi vuole aiutare, perché crede in me, Zagarella, e crede che posso portare quel brand in alto, mi aiuta. Lavoriamo, collaborazione e si va avanti. Se invece loro vogliono, che già tu devi essere ripeto, fortissimo, perché loro possono vendere centinaia di migliaia di euro di prodotti integratori e te li pagano per quello che tu vendi, quello che tu fai. Pronto. Ma questo è l'Italia, sarà così. Poi ti Abbiamo posso parlato. garantire che il tuo nome, cioè, è diventato molto forte in giro perché tutti parlano di Zagarella, cioè, finalmente sarà. Io se, non so se avete visto la mia storia che ho messo ieri, mi ha attaccato, non so, una pagina brasiliana che hanno fatto il confronto fra Prodigy, Lucas, l'altro ragazzo brasiliano, io, cioè tutti e due 12, diciamo, i più forti, diciamo, più belli. E dico, cioè, tu ti rendi conto, cioè, persone che mi taggano, che in Brasile, cazzo, in Brasile, in America, pagine straniere, pagine arabe, anche gli arabi mi hanno taggato, e tu per qua in Italia invece non sei nessuno, no? Non ce ne fregano, perché ripeto, guardano i follower o se sei influencer. Cazzo, io sono un atleta a 360 gradi, sono un atleta con la A maiuscola. Però poi vengono e dicono, però se tu vedi, ci sono altre persone che fanno gli atleti e gli influencer. Ok, però beh, io penso che non ha il mio palmares che ho io. Io penso che quello che ho fatto io, sia da Classic che Moda 212, io penso che non ce l'ha nessuno. Ok? Non mi voglio vantare, però cazzo, ciò che è mio e me lo porto, me lo sono studiato ogni gara che ho fatto, l'ho Beh, studiata. generalmente tu, cioè praticamente tu nella categoria adesso sei un po' unico perché ce ne sono pochi come te che sono estetici, senza spanciamento, vita stretta, molto completi, È ce ne un sono classic nella pochi, sei 212 l'unico. praticamente. Sì, sono un classico nella Esatto. 212. Infatti, io ripeto, ora darò il massimo nuovamente, cercherò di mettere quello spessore in più dove mi mancava. Però è normale che non possiamo subito, cioè, arrivare al top del top, perché ci vuole il tempo, ragazzi. Anche tu dici, vabbè, ti prepari, ma però, ragazzi, il fisico vuole il No. I tempo suo. muscoli vanno Perché messi nel tempo, perché sennò esatto, sono inutili se no. però l'importante è che ogni gara che farò, ogni anno che farò, porterò sempre il pacchetto più completo e sempre estetico. Esatto. Ecco, parlando del 2024, qual è l'obiettivo di quest'anno? Hai assaporato, quasi assaporato la qualifica all'Olimpia per 2 volte. Adesso punti sempre alla qualifica o punti a qualcosa di più No, io alto guarda, ancora? voglio fare il gradasso, ok? Chiamatemi, gradatemi, non lo so, ditemi quello che volete voi. Ma io Posso non dirlo io? sono. Dirlo secondo me tu punti alla top 8 all'Olimpia. No, esatto.
immaginavo. Sì, perché tu dici, guarda, io tu sì, voglio sì, perché ho un sogno, e se riesco, guarda, un giorno a mettermi, se riuscirò a mettermi accanto a Clarida, accanto a Prodic, accanto a Calderon, e un'altra volta accanto a Scanani, perché voglio la rivincita a Scanani, perché voglio la rivincita, okay. Ma lì sarà ancora un, a prescindere anche se perderò, non mi interessa, però posso dire, io mi sono scontrato con i migliori top 5 del mondo di bodybuilding di oggi. Voi parlate, ma io faccio i fatti. Sì. No, ma è giusto che se uno pensa deve pensare anche, cioè, in grande, è giusto. Poi le possibilità, una cosa ce l'hai. Gli ho detto, guarda, quando iniziai il percorso con Mauro, no? Gli disse la stessa cosa. Mauro, chiamami come vedi tu. Presuntuoso, gradasso, spaccone. Dimmi quello che vuoi. Io addirittura disse a Mauro, voglio fare top 5 all'Olimpia. Voglio, no vorrei, voglio fare top 5 all'Olimpia. Chiamami come vedi tu. Lui mi disse, tu hai tutte le carte in regola per farlo. Non ti manca niente. Concordo. Vero. Disse queste parole senza dirmi niente, e gli posso dare ragione, nel senso che in poco tempo abbiamo fatto tanto lavoro. È bello che non sei neanche al tuo limite, perché ne hai ancora da mettere su, cioè, sì, hai tanto margine. Sì, ma calcola che io ho gareggiato tra 89 e mezzo, 90, poi se ne va a 96, ma mi vanno bene anche 3-4 kg, 93-94. 93 kg sono già io sono alla stessa altezza di cosa? Di Mister Olympia Open, si chiama... che ha vinto Clansford, perfetto, non mi viene il nome. Siamo alla stessa testa, infatti. Allora, Mauro disse: non ti montare la testa. Adesso ti dirò una cosa solo per farti capire. Però ripeto: non montarti la testa, ma io la testa non me la monto e non me la monterò mai, anche se vincerò l'Olimpia, perché io sono umile e resterò sempre umile. Mi disse: tu assomigli parecchio a Derek quando fai il doppio bicipite, perché hai quel. Hai nominato Derek e sei non lo nomino più, basta. Da lì mi disse, guarda, ti assomiglia molto, nel senso, perché hai la stessa, diciamo, linea, nel senso, quando fai il doppio bicipite, quel dorsale fuori grosso, quelle gambe spanciate. Però attenzione, ma a me mi è sempre piaciuto anche quando c'era il 2-12, però da 2-12 dicevo sempre Derek quando entra le 2-12 perdeva molto le gambe si avvicinano fortissimo, perché era molto pesante, qualcosa doveva perdere, infatti perdeva molto le gambe. Infatti quando è passata Open, ma poi è stato l'unico atleta di vincere, cioè 2-12 e vincere gli Open, ragazzi, cioè parliamo, vale. cioè 2-12, poi il secondo anno secondo e poi ha vinto, cioè, ragazzi, non è facile, cioè, pensa che su Instagram, oh, quando gareggiavano 2-12 gli rompivo le scatole, gli scrivevo sempre: non sei da 2-12, sei da Open, perché guarda, te lo giuro, lo vedevo e lui mi diceva: no, la mia ossessione, voglio vincere il titolo e poi eventualmente o confermo o switcho nella Open. Fatto sta che alla fine è stato ascoltato, si vedeva che ci stava troppo, sopra era già imbarazzante. No, ma cioè, ragazzi, io l'ho visto, a me piace tantissimo. E poi mi ha detto anche Mauro, che Mauro segue moltissimo, la vede tantissimo anche con me. Cioè, C-Boom è più forte di Lansford negli allenamenti, per farti capire, no? Sì. Però vedi, la forza serve, ma non serve. Cioè, nel senso, sì, ok, sei forte, però non sei un powerlift, no? Sei un bodybuilder. Intanto anche perché poi, ora, visto che abbiamo citato proprio Bumstead, visto che si infortuna abbastanza spesso, magari finché gareggia dovrà revisionare un po' la parte passata con i Rambot, quindi magari avrà un'altra metodologia, ma parecchio delicato, ragazzo. Ogni anno salta qualcosa, un po' la Yates, meno marcato, però sì, c'è sempre qualcosa
Sì. È sempre da evitare quella cosa lì. Però io sono convinto che... Tu però non hai mai avuto infortuni? No, io l'ho avuto gli infortuni. Ah. L'ho avuto, poi ringraziando a Dio ho sempre risolto. Infatti io non faccio, se vedi tutti gli allenamenti che io faccio, che ho pubblicato, mai ho fatto da... Aspetta, quanti anni sono passati? Dal 2019, sì, 2019 a oggi, io non faccio più panca piana e panca alta, con bilanciere, cioè okay. Non faccio più. Stop, basta. L'ho tolti anch'io, pensate. L'ho tolti, uno, perché mi sono fatto male alla panca alta, e due, ho visto fare male il mio carissimo amico, si è strappato il petto. L'ho visto in diretta, ti posso garantire che lui se ne andò a casa. Io continuavo a allenarmi, ma psicologicamente... Hai paura? No, mi presti 40 kg, no? Te lo giuro, non riuscivo a spingerli. Ne ho fatte 3-4 e l'ho appoggiati. Perché avevo l'immagine del mio amico che si era fatto male. Pensavo che succedeva anche a me. Ragazzi, io sono stato per un paio di settimane bloccato mentalmente, ma su tutto quello che facevo. È bruttissimo. Invece, poi vederlo in diretta anche... No, ragazzi, è bruttissimo, ragazzi, fidati. Cioè, proprio io gliel'ho passato io. Tram, e vedi questa cosa di botto così. È la stessa cosa dei video che vedo su YouTube, no? Ragazzi, sì, sì, infatti, non li guardo più, infatti, ho smesso. No, ma infatti, oppure il ragazzo che si dice le gambe nella pressa. No, mamma mia. Orribile quello, orribile. Non rompetemi le scatole, non mandatemi sti cazzi di video, perché no, vi odio, vi blocco. Perché quando faccio la pressa o faccio qualcosa, il pensiero va là. Allora, mentalmente, mi blocco, ok? Se uno si deve fare male, allora se tu te la cerchi è un conto, se capita è un altro conto. Io ringrazio a Mauro Sassi di quel giorno che mi allenai alla Venum, perché da lì, da quel giorno lì, ragazzi, Mauro mi sbloccò mentalmente. Non so come ha fatto, parlando, facendo. Ragazzi, io mi ricordo solo che andai la prima volta alla Venum, mi allenai io, Presti, altri due ragazzi, Davide e Salvatore, se non mi sbaglio, stavo facendo le spinte verticali. Ci stavo riscaldando. Partiamo, ok. Io mi prendo i 50 kg, le spinte verticali manubrio, da solo, riprendo, li stacco, vai, 12, ok, riposo, ritocca a me, prendo i 50, dice Mauro, ma che stai facendo? Alla serie. E che diciamo 50 kg, scusami, ne fate 12. E che devo prendere? Prendi 60. No, gli ho detto, Mauro, lui si è pazzo. Completamente. Mi parlò, intervenì anche Andrea. Io ho preso 60, ragazzi. Sì, è vero che Mauro ha messo le mani sotto per sicurezza. Ma 60 lo spendi. Mi hanno criticato, è facile fare 60 che Mauro che ti aiuta. Ma vi posso garantire, ve lo posso scrivere, anche con mi taglio con il sangue, ve lo scrivo. Mauro non ti aiuta, Mauro fa finta a mettere le mani. Io ho fatto l'allenamento con Mauro, ok? Alla sua palestra, dove vado in California, al Trieste. Ho fatto tre allenamenti, gambe, dorso e braccia, ok? E vi posso garantire che Mauro fa finta ad aiutarti. Attenzione, non è che ti fa fare male, No, no, no. però ti fa arrivare proprio al punto che deve cadere in faccia e lui ti aiuta. Ma il giusto si fa così. Si fa così, non è che si Sono fa. così anch'io, capisco, guarda, È perché... giusto, perché se io già dice non ce la faccio, ti aiuto, no, perché ce la fai. Si vede quando tu sei stanco, non ce la fai, o quando dici aiutami, no. E posso, infatti, la gente mi ha scritto anche su TikTok, che pubblica tutti i su Instagram, mi dissero queste cose qua. È facile con uno che ti aiuta.
No, ma infatti se certi commenti non rispondo perché è inutile. Ti dà la convinzione di aiutarti, ma cioè, mentalmente ti convince, ma, sì, ma fidati che ti serve, perché vedi, fidati che uno che anche una persona che tu ti metti accanto a te, no? Che anche quando fai il petto, quando fai, che ti dire, qualche peso pesante, no? Dove un domani ti potrebbe aiutare se tu sei in difficoltà, già psicologicamente, che tu hai detto quella persona, che già tu poi, anziché se hai coach, è meglio ancora, perché tu sai quella grinta per dimostrare sempre che tu vuoi andare avanti tutto te stesso, però mentalmente ti aiuta, ti fa stare tranquillo, cioè, ma che vada, c'è quella persona che mi aiuta. Beh, Cristian, sul fatto di farsi male ti racconto questa, che do un consiglio anche. Quando carichi i pesi, assicurati che si siano infilati bene. Perché due settimane fa mi sono rotto un dito perché mi è caduto un disco. Cazzo, nel piede. L'alluce. Mamma che dolore, va, porca. Visto che hai toccato il discorso. Falange rotta. Quindi assicurati che i pesi si siano infilati. Cascato. Quanto è importante infatti il rapporto che un atleta instaura col coach, perché uno pensa sempre magari a tutto, ma il rapporto di fiducia è fatto, come fa anche Annie Rambold con i suoi atleti, perché non è che è la bacchetta magica, però è proprio quel rapporto speciale che lui, cioè è una cosa che va oltre tutto il resto, proprio il fidarsi proprio a 360 gradi. Io dico sempre a tutti, anche le persone che io seguo, ok, vi dovete fidare a 360 gradi di quella persona, anche se vi dice ti devi alzare alle 3 di notte e ti devi bere un bicchiere di acqua calda, tu lo devi fare per tot periodo che tu hai fatto. Però dico, ragazzi, almeno fate passare almeno 6 mesi, non fate 4-5 settimane, 10 settimane, poi dalla bacchetta magica diventi Ronnie Coleman. Poi dico almeno 6 mesi, un anno, dopodiché tirate le somme. E puoi dire, guarda, io ho fatto dalla A alla Z ciò che tu mi hai detto e sono felice. Oppure non ho fatto dalla A alla Z ciò che tu mi hai detto, non mi piace. Perché il risultato non mi piace. Io dico che un rapporto con il coach deve essere un rapporto in primis di fiducia, devi fidare ciò che lui ti dice nel bene e nel male. È normale che all'inizio, quando tu approcci con un nuovo preparatore, lui non ti conosce e tu non conosci a lui, oppure tu lo conosci solo di fama, no? Come Annie Rambold, Mauro Sassi, Patrick Tour, tutti questi grandi coach, ok, Pista Sito, ok. Però dico, io penso che nessuno di tutti questi qui abbia la bacchetta magica. Possono avere più conoscenze, ma ragazzi, ma la materia prima è sempre quella, non è che in America c'è l'acqua santa e in Italia non c'è l'acqua santa. Però dico, tutto per me viene basato con l'allenamento e il mangiare. Stop. Poi è normale che saper usare anche altre cose, anche quello sì. Però dico, e su sempre stesse cose, no? Sì, infatti, no. No, i segreti ormai nel 2024. No, perché penso, no, in America sai cosa fanno. Sicuramente hanno qualche marcia in più su alcune cose, ma io posso dire che su alcune cose è la mentalità esatto, che cambia, sì. Ma già anche come si allenano, ripeto, qui ci guardiamo con un occhio particolare, c'è cioè quello in palestra, quello prepara quello, ma c'è cioè quello che parla quello, e chiedo ti guardi così, ti alleni così, oppure no, ragazzi, no, questa cosa non mi è mai piaciuta, no? E non mi piacerà mai, ed è brutta, mi dispiace. Infatti io spero che cambierà, ma non cambierà mai, fin quando ci proviamo, magari a soldi insiste, ma una ci provo, ma sentite guarda, non voglio parlare perché poi vengo criticato, oppure mi scrivo in privato. C'è una pagina che non fa pubblicità a tutti alla stessa maniera, ok? Vi ho capito. C'è una pagina che fa pubblicità a chi conviene a lui, ok? Come disse Mauro Sassi, Cristian prima era il falco bianco, ora è diventato il gabbiano con l'ala rotta, no?
cazzo, cioè, non ho bisogno di quella persona, di quella pagina per crescere, ok? Però dico, non sono qui manco per criticare perché non me ne fotte niente. Però qua ritorniamo al discorso, siamo sempre in Italia, ok? Punto. Anziché prendere gli italiani, dice, sto ragazzo vale, punto, sto ragazzo vale, ok, ma lo prepara quello, ma quello è scemo, ma chi è scemo lui, ma quel ragazzo lì è un atleta che conta e vale, potrebbe dare risultati forti, cazzo, spingiamolo, che poi spingiamolo, non è perché pubblichiamo la fotografia mia nella tua pagina, io prendo soldi, prendo lo sponsor, oppure mi fai prendere 10.000 follower, no, anzi, sarà, forse sarà al contrario, fidati. Sarà al contrario. Allora, Cristian, ti Per faccio una domanda interessante. Visto il tuo successo così, che è stato esplosivo nella 212, i successi che hai ottenuto in breve tempo, un po' ti sei pentito di non essere passato prima a questa categoria nel periodo in cui eri un po' buio nel Classic? Cioè, ti sei un po' pentito oppure no? No, sono pentito, ma sempre sono pentito perché ritorniamo sempre indietro, ripeto, parlate del mio vecchio coach. Mi scoccia, però dico, cazzo, se io sono allora Zagarella diventa coach un giorno, ok? Perfetto. Viene un ragazzo, ma io dove era anche l'occhio lungo? Se quel ragazzo lì nella categoria 80 kg è fortissimo, però io vedo che poi per entrare a 80 kg deve fare diete drastiche, preparazioni drastiche, quello drastico, e poi funziona così. Non funziona così. Allora dico, frate, bisogna fare un anno di off-season, un anno e mezzo di off-season, perché tu stiamo sfruttando il tuo fisico a manetta, però è come se tu sei un cavallo da corsa e ti vuole fare il trotto. Ok? Giusto, Arriva giusto. nel punto che il cavallo vuole correre e lo devi lasciare correre. Punto. Giusto. Un È coach così. esperto già deve avere già la visione di quello che è il limite, sia strutturale che cioè potenziale. Deve essere un po' visionario anche, nel senso, se vedi Ma è che. chiaro, deve avere l'occhio lungo a dire che okay, per il momento devi fare il classic o 80 kg, ma quando tu vedi che quel ragazzo lì mi cresce a vista d'occhio, che sta crescendo, ragazzi, fermiamoci un attimo, prendiamoci un periodo di tempo, cresci e andiamo a scontrarci. È normale che poi io già sapevo che la classic ero fortissimo, ok? Ogni gara che facevo la potevo vincere subito col primo colpo e andare all'Olimpia, ma lo sapevo, ok? Moda 2-12, ma le parole che mi disse Mauro, mi disse Cristian, sappi che adesso si azzera tutto, che tu sei Zagarella, ben venga, che tu hai una genetica forte, ben venga, che tu sei bello, ben venga, ma tu mai stai facendo un cambio di categoria pesante, cioè tu stai passando da classica a 2-12, cioè una categoria molto tosta 2-12. Eh sì. Sarà tutto in salita, ma tutt'oggi è in salita. Ma io ho fatto questa scelta e sono contentissimo di averla fatta. Mi interessa. Sono, ripeto, contentissimo e la rifarei altre 10.000 volte questa scelta. Anzi, mi dispiace di non averla fatta un paio di anni prima. Ok, sì. Anche perché nel classico alla fine miglioramenti non ne hai fatti tantissimi perché avevi sempre quel dannato peso limite, quindi Ma non non potevi potevo mai spendere il tuo migliorare, meglio, cioè, non non potevo mai potevi mai. migliorare perché potevo solo, sì, cosa poteva succedere nel mio fisico, diventare un po' più duro e qualche taglio in più, Sì. ma a me non me ne fregava niente. Il 84 kg pensavo, quello pesa 102, ma io con Sacrificato. 16 kg in meno, ma come Ti faccio a vedo. batterla? Ti do un colpo di bilanciere, lo lascio a terra e salgo io. Si possono immaginare il tuo fisico al limite del peso della categoria, che cosa potrebbe essere? Mamma Perché mia. mettiamo su Allora, proprio a 96 kg è disumano. io guarda, io solo Mauro mi disse l'importante che noi potremmo diventare anche open, ok? Perché prendiamo Lansford, Derek è alto quanto te. L'unica cosa che dobbiamo stare attenti è non perdere la linea. Stop. Infatti, è il tuo punto di Mettiamo tutti i forza. muscoli che il fisico riesce a mettere 10 kg di muscoli, mettiamoli. Senza correre, senza farci male, stando sempre bene,
ma non perdendo mai la linea, perché non divento, non voglio sputtanare, non voglio discriminare, ma non voglio diventare mai come Ascanani. No, no, la tua caratteristica è proprio questa. Non voglio, non è un, però no. Rischi di fare sono come un Marcelo De Angelis, che anche lui è partito con un peso limite che lo strizzava per bene, è passato all'Open, aveva la vita strettissima, ha messo su un botto di chili in pochissimo tempo, però ha perso tutto. No, io l'ho visto, vita... il ragazzo brasiliano, l'ho visto lì a Romania, e l'hanno parecchio spinto i giudici, perché per me non meritava il quinto posto, il quarto, ho fatto quarto, quinto, non mi ricordo. Sì, probabile. Aveva una vita larghissima, ragazzi. Ma è la donna. Nelle fotografie che lui mette su Instagram sono tutte fotografie. No, vabbè. Perché non è così. No, no, ma non è così. L'ho già visto. Lui ha fatto anche a Praga. Lui sul palco non è salito. Lui era con me a fare l'iscrizione. Stava bene, rideva, scherzava. Casualmente poi. L'indomani gli è venuto, si è seduto male, di sentire cioè cosa ha avuto. No, per me, no, ragazzi, per me è una scusa, perché per me ha visto chi c'era sopra il palco e lui è top 5, non la poteva rifare più, non riusciva più a fare la top 5. C'erano troppi nomi forti e troppi atleti veramente fortissimi, che per me lui non rientrava in la top 5. Guarda, sinceramente quando ha preso la Pro Card aveva una linea molto più gradevole, poi ho visto che perché spingono parecchio, spingono parecchio, e allora per una parte guarda schiena non ce l'ha, anche un po' di ragione, ma per un'altra parte io coach, se io vedo che tu ti stai sporcando troppo, ti stai dando una lavatrice, no, sono due le cose: o cambiamo preparazione o cambiamo allenamento, qualcosa abbiamo cambiato, perché tu non mi puoi perdere la linea, perché se tu un bodybuilder, allora, o sei un frittone come quasi, come si chiama, scusami, Rubio. Il ragazzo quello che ha vinto la Pro Card a Praga, come si chiama? Rubio Moschera. Moschera, che quello lì ha muscoli che li può vendere, ma intanto ragazzi ero lì, ho visto che il ventre ce l'aveva piatto. Cioè ragazzi, il ventre di un uomo in piatto, vedi che, che non è facile. La maggior parte sono tutti spanciati, tutti. Non ne levo uno, dici leva uno, no. Tutti che poi riescono a contenere l'addome, ok, ma sono tutti spanciati. Ma Moschera ero là, dietro, io qui e lui davanti a me che si riscaldava, e lo guardavo, dicevo, mamma mia, questo qua. Ma questi, gli può vendere i muscoli, quanti muscoli, un chilo ti vende quelli muscoli. Che poi è brutto, perché ha quelle cosce che non si ci aprono, quei trapezzi arrivano qua nella testa, sì. Ma se prende un preparatore bello, un preparatore che capisce, io penso che può fare qualche numero potente. Ragazzo. Poi è giovane. Purtroppo sembra che ha intrapreso una strada un po' sbagliata a livello proprio di allenamento, perché enfatizza proprio le linee estetiche. Sì. Sì, non capisco perché sta cosa cagata qui, forse perché vuole fare audience per queste cose del collo, però... sei bruttissimo, cioè questo dico, perché fate queste cacate qui, siete brutti anche 16. Guarda, purtroppo il discorso di lavorare, cioè io rimando sempre alla prima versione di Big Ramy del 2013, che era un mass monster estetico, perché era veramente un e poi la ricerca d'esasperazione ha portato secondo me al disastro, e paradossalmente ha anche vinto nel periodo più brutto, perché alla fine era atrofizzato, no, non era più, dispiace, però qui vedo del potenziale proprio tirato via, quindi giustamente poi, vanno presi, ma bisogna sempre anche se open manteniamo. Sì, ma cioè, non è che si open vuol dire che tu puoi perdere la linea, puoi diventare uno scaldabagno. Che vuol dire? Ma oppure sì, lo puoi diventare, perché attenzione, uno gli alza le mani, ma non vincerai mai una gara da pro. Ti piazzerai sì, ma non vincerai mai. Perché i giudici ormai l'hanno fatto capire, l'hanno detto, non vogliono né spanciamenti, vogliono linee, vogliono simmetria. Infatti... l'anno scorso, quando ho fatto l'Olimpia,
i giudici dell'Olimpia, ora non mi ricordo i nomi, hanno detto che quando faceva tricipiti, la transizione, queste transizioni quando tu ti giravi, no? Soprattutto quando fai i tricipiti, il primo che spanciava veniva penalizzato. Ma è giusto, ragazzi, perché è anche salute, perché questo spanciamento così grosso, così, e lì sono tante preparazioni. È molto Concordo che artistico. certi inestetismi non sono da scongiurare, perché dalla metà degli anni 90 ha preso una piega veramente, cioè lo stesso Coleman ha vinto dell'Olimpia, che era, cioè, criticano Filippo, e Coleman aveva la bubble gut, cioè, 3 volte, No, quindi è esagerato. Ma la stessa cosa, quella che mi sta dispiacendo tantissimo, è nei classic, perché un fisico classico, cioè, sta diventando ormai che tra poco si mettono a stesso costume da bodybuilder i classic. esatto, sì. Perché tu non mi puoi fare perdere a me perché io non ho il culo striato e tu hai il culo striato. No. Perché non funziona così. Ok? Io quando sono arrivato secondo all'Arnold a Londra, ok? E ha vinto The Bull, quello che prepara Patrick Tour, il ragazzo. Perché ha vinto? Perché aveva le righe dal culo fino qua, dietro. Ma che tu sei tirato va benissimo, però qui ormai stiamo andando a un livello troppo oltre. Troppo, troppo. Non c'è più classiche. No, infatti, se è I un cani rimando, se è dove un rimando sono? agli anni di Arnold, appunto, la definizione non era estrema, No, ma invece i il classiche livello. hanno dei canoni. I classiche ha un canone, ok? Punto. E non li rispettano più. Culo No, e c'è un motivo di perché. fuori, culo di fuori, tiraggio estremo. E che cazzo, ma non è così. Masse che crescono ogni anno, ma c'è un Ma motivo boh, perché. vogliono l'impossibile, vogliono che il sole esce dal pozzo. E allora io dissi, io non voglio fare più i classici. Allora, faccio no, voglio essere un 2-12, anche che arrivo sempre, non vincerò mai, però almeno posso fare cose che a me piacciono di più, che posso dare tutto me stesso, che è stare nei classic e non fare niente più, perché ormai è diventato proprio una cosa bruttissima dei classici. Non mi piace più, ormai sì, vedo Ramondino, vedo Urs, vedo C-Boom, tanto di cappello, però stiamo andando ogni anno che passa sempre orte, sempre orte, sempre orte. No, Che poi, allora. allora, cioè, anche parlando proprio, visto che hai militato nel classic, cioè, fra l'altro Bumstead è un caso estremo perché ha un fisico parecchio spigoloso, perché se guardi anche la gamba, cioè, Sì. non Appunta proprio. ha quelle rotondità, No, no. è un fisico molto spigoloso, eppure sta dettando i canoni del Dette canoni classic. perché è un ragazzo, allora è un bel ragazzo, dà Sì. una bella immagine, come sta dando una bella immagine Derek, ok, che gli ha dato la figlia, era incinta, perciò in America vogliono questo, in America vogliono che tu ti dare il bel esempio, il padre di famiglia, è giusto che sia così. Stessa cosa con quando hanno ora per me. Facendo un dicendo passando ad un altro argomento, però molto simile, il fatto di Derek e Chopin. Per me, Chopin non potrà più vincere né l'Arnold e nemmeno l'Olimpia. Perché per me, ciò che ha fatto allora, nei podcast l'hanno c'è gente che l'hanno dice l'hanno difeso e gente che l'hanno attaccato. Perché lui si è fatto la foto, ha ringraziato a Derek, però poi si è levata la medaglia e se n'è andato. Già lui, correggetemi se sbaglio, lui era iraniano, giusto? Sì. Perfetto, là c'è la guerra, l'America già là è un casino. Poi lui fa sempre questo cazzo di saluto così, ok? Non dà quell'esempio bello del bodybuilding. Invece Derek sì. Per questo per me hanno fatto vincere anche Derek. È la faccia giusta. Allora, per me nemmeno quest'anno vincerà. Per me vincerà. No, infatti l'Olimpia ha fatto una bella cagata. Allora, Ok, guarda, per me lo se per me lui se spesso, evitava, lo doveva evitare, lo doveva sì, evitare. anche perché Derek è un Spesso suo compagno di team, ci sono andati assieme per mesi, ma assieme, c'è, ma sono preso tornati insieme, entrambi. stesso giocatore, ma No. perché questo ci poteva succedere che non hai vinto
l'Olimpia, mo dicevi l'Arnold, ora mo per me l'Arnold non lo vincerà, per me non è... no. Cioè, io farlo vincere, però per me non... Guarda, lo stesso Filippo ha diciamo giudicato il gesto minimizzando, perché lui viene da un'altra cultura, quindi ha un'altra visione. Cioè, per me la maleducazione è una cosa che non ha un posto. Cioè, questo è stato un gesto brutto e basta, non perché sei iraniano, perché sei africano. No, quello sì. E Giassi ci ha tolto la medaglia prima, gliel'hanno fatta rimettere perché lui voleva già scappare prima. Esatto. È stata una cosa brutta. E come dici, secondo me queste cose poi se le ricordano. No, non è un rappresentante per il bodybuilding, cioè come ambasciatore, come può essere un Derek Lansford, come è stato un Jay Cutler, che comunque sono persone. No, che... esatto. Questo è limitato. Poi ognuno lo vive come gli pare, però se hai al massimo dei vertici del bodybuilding, dai anche qualcosa. No. Esatto, non per me non ha carizzo. Fare... Sì. Intanto però, se non erro, per 2 anni consecutivi gli hanno dato la cintura, come bene che era lui molto seguito dalle persone, dal pubblico. Sì, People Champion, campione del popolo. Campione del popolo, per due volte consecutive. Perciò però, cioè, a me ci sono milioni di persone che mi guardano e faccio questa cagata qui, mi levo la medaglia. Beh, anche no. È ovvio che, cioè, diciamo, la sconfitta rode a tutti, perché... Sì. Però per evitare, soprattutto, ma tu hai vinto una volta, ha vinto un tuo collega, lo stesso preparatore, vi allenate insieme, fa niente, ragazzi. Può essere che poi quest'anno lo rivinci tu e fate un anno e un anno, oppure si riconferma lui. Però adesso, facendo questa cagata qui, tu per me non lo farei più, perché ora sta crescendo anche Dauda. C'è anche lui dietro, non è che lui è piccolino, è anche bello, anche se ancora deve un po' migliorare un po' queste gambe, un po' di volume, però guarda, fra l'altro anche se Instagram è sempre Instagram, sembra sentite? Che sia più condizione, sembra che stia migliorando la condizione, sei ribloccato, però c'è quella scena che allora. Non so che cazzo sta succedendo stasera, non lo so, ragazzi, tranquillo. Abbiamo finito, ti ringraziamo molto per l'opportunità che ci hai dato di intervistarti, perché era 2 anni che ci stavo provando per intervistarti. Poi ne faremo un'altra meglio, senza interruzioni, speriamo. No, sì, ce l'abbiamo fatta. Dai, non sarò pressante, ma via via comunque, cioè, vogliamo aggiornamenti, perché comunque io... Allora, guarda, io ho sempre voluto fare, creare, no? Quello che fanno in America. Che cosa dici? Il podcast per parlare un po' dell'andato del bodybuilding anche in Italia, no? Creare dei podcast bellissimi, cioè tipo, ci sarà l'Arnold? Perfetto, analizziamo l'Arnold, parliamo un po' per parlare e giudicare e dire ciò per me, per te, come hai visto Samsung, come hai visto Chopin, cioè. Questo ho voluto sempre fare io, però purtroppo non è facile trovare persone che piace fare ciò. Mamma mia, hai trovato le persone giuste, guarda. Io siamo un gruppo di amici. Poi vedi il discorso della collaborazione, no? Noi siamo un gruppo di amici che invece di farci la guerra, io ho avuto l'idea, ho detto, facciamo le cose insieme. Che, cioè, tanto... Ma questa è una cosa bella, pure che di creare, tipo, c'è l'Arnold, ok, domani oppure fra 3 giorni, diretta live, parliamo un po' e poi si pubblica il podcast, facciamo un podcast bello tranquillo e si giudica, si parla. Questa cosa è bella da fare, e lo faremo, invece, lo faremo. Questo mi fa piacere, anche a me c'è tantissimo questa, mi piace, perché è questo. Guarda, non ci sono problemi, guarda, noi ci fa un piacere immenso, perché insomma, ti ringrazio ancora di averci grazie dato a voi, ragazzi, grazie. Scusa, per me è stato un piacere. No, anzi, grazie a te, Richard, Angelo custode mio, grazie a te.
No, io ci provo, io domando, poi se le persone mi rispondono... No, va bene, tenetemi in considerazione a me sempre, che a me piace. Ma ci puoi giurare, guarda, tanto noi anche in prossimità delle gare rifacciamo questi podcast, appunto per prima, magari dopo, per appunto per parlare della condizione, sempre in maniera molto seria, eh? Cioè, niente, sì, ormai, niente cavolate. Fa la battuta, però sempre in maniera seria ed elegante. A noi piace il bodybuilding... E si parla di bodybuilding, il resto no. Quindi ancora grazie e buona serata. Grazie mille, Cristian. Buona serata. Ciao ciao. Anche a voi. Ciao ciao.